È stato sviluppato attraverso la collaborazione nata su iniziativa della Merck Sharp & Dohme, che ha riunito un gruppo di esperti in vari settori della malattia cardiovascolare, nefrologi, ipertensivologi, cardiologi, eccetera, diabetologi, molto importante, per cercare di creare una visione unitaria di tutti questi aspetti specialistici riferita al paziente, infatti il paziente è sempre uno e può essere portatore di molti di questi aspetti di patologia, e cercare quindi di dare un percorso che possa essere facilmente applicato sia dal medico di medicina generale nella sua attività territoriale, sia dal medico specialista nelle sue attività sia ambulatoriali sia di ricovero. Il gruppo di lavoro ha cercato quindi di mettere insieme tutte le esperienze che derivano dalle diverse linee guida che vengono costruite sugli studi cosiddetti di efficacy, quindi gli studi che dimostrano l'efficacia di un intervento terapeutico o l'utilità di un percorso diagnostico assistenziale, e ha cercato quindi di trovare all'interno delle numerose linee guida nazionali, ma soprattutto internazionali, quali erano i punti di convergenza e quali potevano essere i punti di differenziazione per cercare di farne un percorso unico. Ne è uscito un algoritmo che ha sintetizzato, diciamo così, decine e decine di pagine in una unica paginetta di percorso, che affronta tre momenti fondamentali della vita cardiovascolare del soggetto normale, individuo: la fase del soggetto cosiddetto sano, la fase del soggetto portatore di uno o più fattori di rischio e la fase del soggetto cosiddetto diabetico. Per ognuna di queste fasi si è cercato di identificare quali erano gli indicatori che andavano misurati, quali strumenti di misura utilizzare. Per esempio, nella prima fase è importante una logica di tipo obiettivo, valutazione della pressione e del peso, e di tipo anamnestica, abitudine al fumo, abitudine all'attività fisica, abitudini alimentari, cercando quindi di anticipare il più possibile la conoscenza di quelli che potevano essere quei determinanti che nel tempo, insieme a fattori non correggibili come l'età, il genere o la cosiddetta predisposizione alla malattia cardiovascolare, possono poi portare alla manifestazione clinica o del fattore di rischio conclamato, l'ipertensione, l'ipercolesterolemia, il diabete, oppure addirittura di quella che è la patologia cardiovascolare vera e propria, che sia essa cardiologica, a livello cerebrale, a livello renale, cose di questo genere. Ecco, tutto questo quindi per dare che cosa? Uno strumento che sia utile al medico per sapere che cosa fare a seconda della tipologia di paziente che si trova di fronte, e che sia invece anche molto utile al paziente per sapere qual è l'obiettivo che deve perseguire. Obiettivo cosa vuol dire? Tempi e modi attraverso i quali correggere inizialmente i fattori di rischio, quindi abitudini di vita migliori, attività fisica con una certa continuità. Tempi e modi per assumere quando è il momento farmaci, quindi decidere che tipo di trattamento e qual è l'obiettivo del trattamento, insistendo molto su due aspetti: uno, l'aderenza al trattamento stesso, che vale anche per gli aspetti cosiddetti comportamentali, e un altro su quella che è, diciamo, l'obiettivo target da raggiungere, cioè non basta a volte ridurre la pressione, ma bisogna arrivare a un certo livello, non basta ridurre il colesterolo e così via. E terzo, per dare anche al paziente una conoscenza la migliore possibile e facilmente anche recepibile da parte sua di quali sono gli accertamenti che servono strada facendo e soprattutto quando conviene farli. Noi oggi viviamo in una realtà dove molti di questi accertamenti vengono fatti su diversi tipi di esigenze senza che vi sia una precisa consapevolezza dell'utilità di questo accertamento. E secondo, cercare anche di creare una memoria che possa essere in possesso del paziente, che possa essere trasferita laddove il paziente possa essere visto da colleghi diversi. Può andare dal diabetologo, può andare dal cardiologo, può andare dal nefrologo, portandosi sempre dietro quel bagaglio di informazioni che permettono a ognuno di noi, qualora veda un paziente, di non doversi esprimere in ripetizioni di accertamenti, eccetera. Tutto questo quindi a mirare a che cosa? A un'efficienza di intervento, anche a un tentativo di avere il miglior utilizzo possibile delle risorse. Uno dei nostri grandi problemi è quello dell'enorme costo di quella che è la gestione, in questo senso, della malattia cardiovascolare, costo che è tanto maggiore quanto più avanzata è la situazione clinica in termini di gravità o in termini di espressività clinica. È chiaro che se noi riusciamo ad ottenere dei buoni risultati in maniera molto precoce, questo vuol dire ottenere dei risultati praticamente senza costi diretti a carico del sistema sanitario. Quindi le abitudini di vita, l'attività fisica, il non fumo, sono tutte forme che possono essere estremamente utili per cercare da un lato di migliorare la salute della popolazione e dall'altro per cercare di avere la migliore capacità di contenimento della spesa sanitaria possibile.
Come clinico cardiologo, io ho visto la creazione di questo algoritmo cardiometabolico vascolare in un modo, una possibilità di un approccio estremamente utile al paziente sia che mi arrivi sano, sia che mi arrivi con già dei fattori di rischio o con una franca malattia. Noi cardiologi siamo abituati a fare una medicina di tipo riparativo, il malato arriva in ospedale, quindi non possiamo fare prevenzione. Ma con l'attuale cambiamento dello stile di vita ci siamo trovati di fronte a fare anche noi una medicina di tipo preventiva, ma multidisciplinare. Pertanto, l'utilità di questo algoritmo, che forse è una parola un po' aspra, ma che vuol dire circuito progressivo, dinamico, che può portare il clinico e il paziente, secondo vari punti, vari passaggi, chiamiamoli step, su tutta una linea diagnostica e terapeutica, ci permette A, di poter svelare se un paziente apparentemente sano ha dei problemi di tipo cardiometabolico, che sono la reale problematica di rischio attuale in Italia e nei paesi occidentali. B, se un paziente ha anche un solo fattore di rischio, di poterlo guidare attraverso altri esami che magari rendono, slatentizzano altre condizioni appunto di alterazioni metaboliche. E il terzo punto è un paziente che invece è francamente diabetico, cioè un paziente malato, in cui possiamo ancora intervenire svelando altri fattori di rischio. Le faccio un esempio, un paziente può venire sano, dal malato, per esempio dal medico di medicina generale, che è il primo step reale, per un problema del tunnel carpale, perché ha male un dito. Però in questo momento c'è un bravo medico, il medico gli fa la circonferenza girovita, gli misura la pressione, gli fa portare degli esami e vede che ha una glicemia alta, che ha una pressione minima alta e che quindi questo tunnel carpale molto banale di un artigiano che viene perché ha un dolore a una mano, lo porta attraverso esami specifici e qui l'algoritmo crescente, esami di laboratorio, a vedere che ha un'ipertensione con già un danno d'organo, un prediabete, una funzione epatica alterata perché ha una steatosi epatica e quindi permette di incastrare il percorso con gli altri vari specialisti che hanno creato questo algoritmo in modo da fare gli esami giusti e non ripetitivi, perché il grande problema attuale è che tutti facciamo fare esami, perché il paziente spesso si cura da solo e chiede esami da lui dai diversi specialisti, e di fare quindi una terapia mirata. La teoria dell'algoritmo, che è stata sposata da Merck Sharp & Dohme, che ha questo nuovo concetto anche di customer center, cioè della centralità del servizio del paziente, quella appunto di mettere delle forze multidisciplinari insieme, dal cardiologo all'internista, all'ipidologo, al farmacista, al paziente, all'associazione di pazienti, al diabetologo, tutti intorno al paziente, tutti obbligati da linee guida condivise che vengono da tantissime società, in modo che possiamo garantire un messaggio unico al paziente, il paziente verrà indotto, perché viene seguito in questo modo, a seguire un percorso e quindi a uscire dalla sua galleria di rischio che in un paziente che abbiamo oggi chiamato cardiometabolico, che possiamo chiamare cardiovascolare nefrometabolico, potrà altrimenti, abbandonato a se stesso, alla sua scelta, la più varia possibile di specialisti e di medicine, perché spesso c'è anche un'autocura del paziente, passare essere incanalato in un percorso che gli riduce il rischio, gli prolunga la vita, quindi sia in termini di qualità che di quantità di vita. Questa esigenza è veramente stata sposata da tutti perché ha un beneficio sul concetto di prevenzione, che in Italia, attenzione, prevenzione cardiovascolare è estremamente bassa, ci sono dei motivi, sul concetto di terapia, sul concetto di risparmio. Risparmio perché voi pensate che 60 milioni di euro ogni anno vanno spesi per farmaci e spesso è il paziente che vuole il farmaco, noi dobbiamo essere noi, in base a un percorso, a dire quale farmaco per la pressione, se la pressione è un danno d'organo, quale farmaco per l'ipercolesterolemia, controllarlo con step, cioè con passaggi ben determinati nell'algoritmo ogni 6 settimane. Se ha un'evidenza di diabete che si svela, ahimè, con un semplice esame più approfondito del sangue, con un carico di glucosio, avrà bisogno invece di un periodo di osservazione sempre più stretto, perché non dimentichiamoci che l'attuale profilo di rischio dell'italiano non è un profilo di rischio a silos, l'ipertensione, il colesterolo, il fumo, l'obesità. No, partendo da questo stile di vita sbagliato, il problema dei paesi occidentali, il paziente che esordisce la donna dopo la menopausa, ma anche l'uomo con l'età, con la pancia, riflette uno stile di vita sbagliato, che slatentizza spesso una pressione arteriosa minima, soprattutto elevata, un basso colesterolo HDL, un'elevata pressione anche sistolica, alti trigliceridi e una predisposizione al diabete. Quindi apparentemente sano, ma in una moltiplicazione di fattori di rischio
che dettano un futuro estremamente preoccupante nei confronti dello sviluppo dell'aterosclerosi precoce. Questo è il motivo per cui è vero che, per quel che riguarda il mio campo, l'infarto oggi si cura bene, però quello che è il messaggio che dobbiamo dare alla popolazione e alle autorità regolatorie, ai politici e anche alle industrie che producono beni alimentari, agricoli, eccetera, è che noi dobbiamo spostare l'evento, che noi oggi riusciamo a evitare, dai 45 agli 80 anni, con una prevenzione precoce. Anzi, oggi non si parla più di prevenzione primaria o secondaria, si chiama di prevenzione, si parla di tentativo di mantenimento di uno stato di salute con il minimo rischio. E si parla anche, questo è molto interessante, ecco che qui torna e cresce la multidisciplinarietà, di prevenzione primordiale, e lo dice il pediatra, lo dice l'ostetrico, cioè cominciare la prevenzione anche quando il bambino nasce, perché il bambino che nasce da una donna che ha di per sé una sindrome metabolica o un diabete è un bambino che spesso nasce piccolo e ha già in sé i presupposti per sviluppare questa famosa alterazione cardiometabolica che poi diventano vascolari, nefrologiche, che portano al diabete. L'algoritmo proposto ha un obiettivo molto chiaro: aiutare il paziente nella gestione della sua terapia e soprattutto favorire in questo percorso la possibilità o il successo della terapia stessa nel paziente, con l'obiettivo di controllare i vari fattori di rischio e ridurre la probabilità di un evento nel paziente stesso. Ci sono tante linee guida, raccomandazioni, suggerimenti, sia internazionali sia nazionali, che dovrebbero consentire già a tutt'oggi al medico di fornire al paziente quegli elementi che permettono di controllare i suoi fattori di rischio e quindi di avere una probabilità di successo terapeutico. In realtà sul territorio si vede che la terapia dell'ipertensione, del colesterolo, sono terapie che portano a un beneficio in solo una piccola percentuale di pazienti. Nel senso che solo un 30-40% dei pazienti mantiene gli obiettivi terapeutici raccomandati. Il grosso, il maggior numero di pazienti non ha obiettivo, non mantiene i livelli raccomandati e quindi il paziente torna a rischio cardiovascolare. Quali sono quindi gli obiettivi dell'algoritmo? Quello di percorrere, medico e paziente, un percorso filologico comune che motiva il paziente a seguire la terapia. Uno dei grossi problemi è che il medico prescrive una terapia, la cosiddetta politerapia, poi il paziente decide di modificarla, di aggiungere farmaci, passare quindi a una polifarmacia, quindi farmaci o nutraceutici, composti che il paziente compra e quindi utilizza dimenticando di prendere i farmaci. L'obiettivo quindi è totalmente fallito perché il paziente non piglia la terapia, non raggiunge gli obiettivi e rimane ad alto rischio cardiovascolare e in più spende un sacco di soldi per questi farmaci, queste molecole che non sono necessarie per la terapia. Ovvio quindi che un percorso come l'algoritmo condiviso medico-paziente permette sicuramente al medico di motivare il paziente. E la motivazione è la base del successo di una terapia farmacologica, di una terapia medica. L'esempio del colesterolo è abbastanza evidente. Pazienti dislipidemici ce ne sono tanti in Italia purtroppo, ma solo un 30% mantiene gli obiettivi terapeutici a lungo termine. Allora, se questo è il quadro, con l'algoritmo noi dobbiamo cercare di proporre, offrire delle possibilità di un intervento che mi permetta di riportare il paziente a quegli obiettivi che hanno come risultante un suo beneficio. D'altro lato, un'ipercolesterolemia, se non riesco a gestirla con una monoterapia, cosa dice l'algoritmo? Inizia la terapia, come anche la nota 13, con una statina, il paziente non ha obiettivo, dopo 6 settimane, allora viene considerata una terapia di combinazione o una variazione posologica della terapia stessa. Tutto questo viene fatto o si traduce in una realtà se il paziente è motivato, si spiegano le ragioni, si spiegano i motivi, il perché di questo intervento. In queste situazioni allora il paziente è convinto e continua, persegue nella terapia. Non c'è come il mantenimento degli obiettivi terapeutici che possono portare a una riduzione degli eventi cardiovascolari. C'è un altro aspetto importante che da sempre l'epidemiologia ci insegna, ma che solo anche l'intervento terapeutico ha portato. Ma non abbiamo ancora una traduzione sul territorio di queste evidenze. Paziente che ha più fattori di rischio, ipercolesterolemico, diabetico, fumatore, ipercolesterolemico, non è il rischio degli eventi in questo paziente, non è additivo, è addirittura moltiplicativo. Allora è chiaro che se un paziente ha un percorso metabolico
che prevede più strategie terapeutiche, io devo intervenire su tutte le strategie, perché solo con un intervento multifattoriale io posso in questo paziente portare un beneficio. E le evidenze cliniche su questo, farmacologiche, sono ben documentate. Uno dei grandi studi, lo studio Courage, fatto dai canadesi, ha evidenziato che se io porto il mio paziente a obiettivo di pressione arteriosa, di colesterolo, di glicemia, il mio paziente non ha necessità di ulteriori interventi, vuoi emodinamici, vuoi di altro tipo, e quindi permetto al paziente di avere un controllo anche a lungo termine. Si tratta di fare un investimento col paziente, motivarlo che se io investo in lui una terapia importante, a lungo termine il paziente rimane in ottima salute. Credo che l'algoritmo sia un mezzo, un primo esempio di un tentativo di questo percorso.